Bentrovati, nuova edizione del TG in noi le notizie dalle altre province della Toscana con la collaborazione tecnica di Gian Piero Pucci in regia. Partiamo da Prato, due uomini hanno fatto irruzione, hanno esploso cinque colpi di pistola, finendo altri quattro uomini, tutti cinesi, mentre mangiavano, seduti a un tavolo in un locale in via dei confini. Alla periferia est di Prato i due assalitori indossavano mascherina chirurgica e cappellino, uno ha aperto il fuoco, i feriti sono tutti imprenditori, titolari di aziende tessili, hanno dai 30 ai 50 anni, sono stati colpiti alle gambe e due in maniera più grave sono ricoverati all'ospedale Santo Stefano, gli altri due sono già stati dimessi subito dopo l'azione. Gli aggressori sono fuggiti su un'auto, i carabinieri hanno avviato le indagini. Da quanto emerge anche gli uomini che hanno fatto irruzione dovrebbero essere cinesi le telecamere hanno registrato immagini utili al riconoscimento i due avrebbero mirato volontariamente alle gambe. La piaga degli incendi un 2022 pesantissimo per la nostra regione. Più di due roghi al giorno in Toscana dall'inizio dell'anno. È il pesantissimo bilancio di un 2022 drammatico dal punto di vista climatico, caratterizzato da siccità estrema, assenza di precipitazioni, temperature record e giornate ventose, che hanno favorito l'innesco di numerosi roghi in tutta la regione: 455 nei primi sette mesi dell'anno, il 77% in più rispetto al 2021, con un incremento nei soli mesi di giugno e luglio del 102%. Tra giugno e luglio le fiamme hanno divorato oltre 2.700, dei quali 3.100 ettari complessivi andati in fumo in sette mesi tra boschi, pascoli, terreni, oltre ai danni alle coltivazioni e strutture agricole e agli enormi disagi per la viabilità e la sicurezza dei cittadini. A dirlo è col diretti Toscana in riferimento alla proroga da parte della Regione fino al 15 settembre del divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio toscano. La decisione è stata presa in considerazione del protrarsi di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di incendi. Pegaso per lo sport, riconoscimento attribuito dalla Regione Toscana, Corri la vita per i suoi 20 anni. Nato nel 2003, il progetto per aiutare le donne colpite da tumore al seno e finanziare progetti di prevenzione, diagnosi precoce e cura torna in strada il prossimo 2 ottobre, dopo due anni in versione limitata a causa della pandemia. La cerimonia per la consegna del riconoscimento è in programma domani a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, la sede della Regione. Sarà il presidente Eugenio Gianni a consegnarla al presidente della ONLUS, Bona Frescobaldi. All'Isola d'Erba torna dal 6 al 9 ottobre la Borsa del Turismo Sportivo e del Benessere Termale, manifestazione giunta alla 27 edizione, la più importante di settore a livello europeo. La borsa inizierà il 6 ottobre al Centro Congressi dell'OGE del, col convegno La Pratica Sportiva. Come attività culturale e ambientale dedicata al tema dell'undertourism, lo slow sport, con la partecipazione di famosi campioni sportivi e di operatori turistici specializzati, il 7 ottobre all'Hotel Hermitage si terranno incontri professionali, convegni e seminari. E chiudiamo con il ciclismo. Lunedì 5 settembre, grande appuntamento a Figline per la 44esima edizione del Giro del Valdarno, grande classica del ciclismo toscano. 176 gli iscritti che si sfideranno su un tracciato di 170 km, che come tra da tradizione si concluderà in piazza Marsilio Officino, gara organizzata dal nuovo pedale Figlinese in occasione della festa del perdono di Figline, una delle grandi classiche del panorama nazionale per le categorie Elite under 23. Inaugurare il programma delle due ruote sarà domenica il piccolo giro del Valdarno, quattordicesima edizione della Corsa per la categoria Allievi. La Corsa vede il patrocinio e il contributo economico del Consiglio regionale della Toscana. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito tra poco, dopo la pubblicità, un breve break, le notizie del Tg Noi della provincia di Lucca.